Maria José ha dato nuovamente la sua disponibilità alla presidenza nazionale, come prevede lo statuto, per la conferenza regionale, e lo ha fatto nei tempi previsti, lo ha fatto per proseguire un percorso iniziato ormai da tanti anni e ha deciso di mettersi in gioco per i prossimi 3 anni. All'ordine del giorno il rinnovo delle cariche regionali, candidata Maria José Fava, voti utili 52. E chi è favorevole a partiti verde? All'unanimità e per acclamazione per i prossimi 3 anni Maria José Fava continua. Fare referente in questi 6 anni con le mie caratteristiche, le mie modalità, l'ho fatto, vi assicuro, uno può aver fatto anche degli errori, a volte è complicato, a volte si può sbagliare, ma la cosa che ci ho messo veramente tutto è stato il cuore, chi mi conosce lo sa, e l'impegno. Quello ce l'ho messo tutto, tutto quello che potevo, e vi assicuro che in questo triennio ci ricontinuerò a mettere nel miglior modo possibile, sicuro, almeno il cuore e l'impegno. Quindi continueremo a camminare insieme nel solco di quello che abbiamo fatto, ma anche immaginando nuovi percorsi, nuovi obiettivi e nuovi strumenti per rendere più forte il nostro lavoro. Questo è stato un anno sociale per alcuni dati complicato, ma che abbiamo superato secondo me al meglio. Uno dei dati fondamentali è questo 21 marzo che ha visto 10.000 persone a Torino a 10 anni da quello del 2006, un grande lavoro sull'etica e la professione in collaborazione con le Camere di Commercio, perché volevamo proprio arrivare a quei settori che sono le imprenditoria, le libere professioni, l'artigianato, che possono poi nel loro percorso quotidiano incontrare o avere dei contatti con le mafie e con le organizzazioni criminali, perché sappiamo bene che la forza delle mafie sta fuori dalle mafie. Abbiamo lavorato sui beni confiscati e proprio la prossima settimana inaugureremo il bene confiscato di Bosco Marengo, e quindi alcuni percorsi stanno arrivando a compimento. E poi la cosa per noi più bella e più importante è che la nostra rete è cresciuta, perché in questo anno sono entrati a far parte della nostra associazione 5 nuovi presidi.